La risposta italiana alla città del vino di Bordeaux si trova a Castagneto Carducci, dove sarà inaugurato il MUSEM, il museo multimediale sensoriale del vino di Bolgheri e della costa toscana. Il MUSEM non sarà il classico museo, ma una sorta di visita e di esplorazione visiva, olfattiva, della storia e dell'evoluzione del vino in questo territorio. Il turista sarà accompagnato attraverso le diverse epoche, dagli Etruschi ai Romani, passando per le tradizioni medievali e ottocentesche, fino quasi ad una visione sul futuro. Se dobbiamo parlare di vino e quindi di agricoltura, questo mi sembra il luogo, uno dei luoghi più adatti, perché qui dietro le mie spalle è raffigurato Camillo della Gherardesca, che era il nonno di mio trisnonno, il quale fu alla fine del Settecento un grande iniziatore dell'agricoltura. Qui siamo nella zona più vocata per il vino che esista, una delle più vocate al mondo, su una costa toscana che ha dai tempi degli Etruschi una storia, un fil rouge che continua da allora, e questo posto qua, oggi col Casone Ugolino, col Museo del Vino, diventerà il luogo di aggregazione di quanti vogliono venire qua e avere un'informazione di cosa si sia svolto in questa zona. Diventerà un punto di aggregazione, diventerà un visitor center, ma diventerà più che altro un luogo della memoria, perché la memoria è fondamentale per capire da dove si sia partiti e sapere dove si debba andare. Sono un viticoltore della costa toscana, dalla zona di Bolgheri prima col Grattamacco e adesso all'Isola d'Elba con la Fattoria delle Ripalte, e mi occupo di turismo. Non ho rinnegato il vino, ma sono presidente della Strada del Vino. Quale strumento più bello e più interessante di un museo di tipo particolare, interattivo, sul nostro territorio? Con il museo abbiamo uno strumento soprattutto per avere una visione all'estero. Ormai il turismo non è un turismo locale, non è un turismo soltanto italiano, ma anche un turismo che abbraccia tutto il mondo. Siamo qui a Bolgheri, dove nascerà il Museo del Vino. Noi siamo qua come Associazione Italiana Sommelier per partecipare a questo bellissimo viaggio, un viaggio incredibile nel territorio dove noi spiegheremo tutto quello naturalmente che è il vino nella sua materia, nella sua essenza. Ricordiamoci che in un bicchiere del vino non c'è solo il contenuto, il liquido, ma c'è anche tutto quello che è storia, cultura. Faremo degustazioni, corsi di formazione per gli appassionati, per gli addetti ai lavori, per cui credo sia un mondo meraviglioso. Credo che tutti debbano venire a visitarci. Un miliardo di nuovi turisti si apprestano a venire in Europa. Sono persone che fanno parte della nuova classe media dei paesi estremo orientali, principalmente estremo orientali. Intervistati tramite ricerche campionarie hanno espresso di cercare nei loro viaggi cultura, storia, cibo e vino. Mi sembra stupido dire che noi non abbiamo siamo la nazione favorita e abbiamo tutte le caratteristiche per accogliere questi turisti. Quello che dobbiamo fare è unirci, unire le forze e creare questo percorso per accompagnare, seguire e coccolare questi turisti attraverso i nostri territori. Ancora è tutto in allestimento, ma sarà pronto per il 3 giugno, quando ci sarà l'inaugurazione.